Alessio. 10 secondi. Alessio. Alessio, oh, non ti devi concentrare, Alessio. Non lo so, dipende da questa come so. Comunico la 302. Continuiamo con la categoria Folk Sport monoposto, sesto classificato dalla provincia di Reggio Calabria, Consolato Crea, sesto classificato, Consolato, non per demerito, però bisogna dire le cose come stanno, Consolato non ha un mezzo fatto come si deve. E poi Consolato è un nonno, Stefano, voglio vedere te alla sua età. E infatti. Quinto classificato, provincia di Catania, il simpatico Fresta Claudio. Fresta Claudio. Sorpresa con questo nominativo, sorpresa perché dopo una serie di podi si deve accontentare
del quarto posto per soli pochi, per quattro millesimi il nostro amico nonché referente Speed Down Project Sicilia, Gian Claudio Vitale. Un applauso Gian Claudio. Le gare sono fatte così, si vince e si perde, alla fine si vince tutti insieme. Terzo classificato, gradino più basso del podio. Unica presenza nella stagione 2020 in corso, debutta in questa gara di Sersale nostro simpatico amico Reggio Calabria, Licastro Stefano. Bravo! Veterano di questo sport, ci conosciamo da anni, corre nel nostro circuito da diversi anni. Licastro Stefano. Terzo classificato, premia il vice sindaco di Sersale. Michele Berlingò, vice sindaco di Sersale. Sali sul podio Stefano, terzo classificato è qua. Ragazzi, voi sedetevi, Claudio, sedetevi sul podio, sedetevi. Esatto, così con la foto vi prendete tutti. Esatto. Allora, ricordiamo che nella somma dei tempi Licastro ha fatto 6 minuti 58 e 02, mentre Vitale aveva 6 minuti 58 e 06, per cui 4 millesimi sono 4 millesimi, c'è poco da fare. Secondo classificato con 6 minuti 57 e 79, per cui anche qui ci sono 2 decimi appena, poco più di 2 decimi, sempre Reggio Calabria, nonché nipote del grande Stefano, Rocco Licastro. Bravo! Bravo Rocco! Cambiato il mezzo e sono arrivati i risultati. Primo classificato, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Però mi dovete fare una ola, aiutatemi, perché ce la merita. Dopo essergli sfuggita la vittoria a Zagarise per errori suoi e aver lottato sempre con Gian Claudio Vitale e gli altri componenti della categoria, vince la categoria Folksport con il tempo di 6.33.97, quindi non di poco. Tonino Paone ce l'ha fatta. Siamo contenti perché si miscelano i risultati e i punti. Rodella, vedete che ce la siamo parlata perché... Ah sì, Tony, dicono che ti hanno fatto vincere. Il signor anziano è dovuto salire sul podio, vince qualcosa. Precedenza agli anziani abbiamo fatto. Signori, la categoria Folksport monoposto.